vecchio, solo e deluso. Marietto, tu lo sai, io ero convinto che quei 2 giorni mi spettavano. Non mi chiamare Marietto. Sì, va bene. E invece che vuoi fare? Alla fine me li hanno negati. Purtroppo, mi dispiace. A me di più. Perché se tu avessi detto al tuo capo che i 2 giorni ti servivano per andare fuori col tuo compagno, senza tutti questi sotterfugi. Sì, peggio mi sento. Mi dava proprio la medaglia, Marietto. Ma perché? Pensi che il tuo capo ti possa discriminare perché sei gay? No, forse questo no, però il fatto è che io, finché non mi decido ad uscire allo scoperto, no? Qua dentro è meglio che io assecondo l'idea che l'uomo in divisa è macio e virile, hai capito? Ma che orrore, Sasà! Beh, lo so, hai ragione, Maria. Ti devo lasciare, ti saluto. Giù, ma non lo sai che le telefonate private sono vietate dal regolamento? No, stai sempre con questo No, telefonino. no, avete ragione, comandante, però di solito si chiudeva un occhio. E adesso non più. Gli occhi sono ben aperti. Guido, scusa, ma ti posso chiedere perché tu ultimamente mi stai trattando così? Perché? Perché ho scoperto che sei un bugiardo e hai dei comportamenti deplorevoli. Ah, ma allora hai capito? Certo, questo scemo. Come hai fatto? Ma mi prendi per fesso, Ceru? Paroline dolci al telefono, i permessi chiesti, tutto fatto sotto al mio naso, senza un minimo di rispetto, di ritegno. Ma che stai dicendo? Beh, scusami Guido, ma io non pensavo di ferire qualcuno. Io pensavo che tu fossi di idee più aperte. Aperta quanto? Cioè, appunto di fingere di non accorgermi di questa cosa e fare finta di niente, Ceruti! Scusami Guido, ma in fondo sono fatti privati. Vedi, tu te la intendi con Mariella Artieri, non sono fatti miei. Mariella Artieri? Mariella Artieri è la mia fidanzata, ma che tieni da No, ridere? scusa comandante, rido sì, perdonami, perché tu hai preso fischi per fiaschi. Ma per me la collega Altieri è soltanto una collega ed un'amica, al massimo.